Ballet Mécanique è il titolo di un'opera musicale che poi diventa anche un film, ma per voi quello che importa è l'approccio che questo concetto del Ballet Mécanique ha mosso. Intanto diciamo che per noi era una citazione, un omaggio contemporaneamente ad un musicista, Georges Anteil, e a due cineasti come Dudley Murphy e Fernand Léger, e anche a Man Ray, che comunque aveva collaborato a questo progetto. Quindi l'idea di collettività, di lavorare insieme, perché insieme si possono produrre le cose migliori in questo brainstorming continuo che la creatività ti offre. E quindi Ballet Mécanique oggi significa non avere limitatezza di mezzi tecnologici e quant'altro, ma proprio una scelta consapevole di ritornare alla manualità, perché è quella che crea e permette di approfondire, cioè allargare gli orizzonti della creatività. Quindi capi interamente, diciamo, realizzati a mano da sarte e da abili filatrici. Ed è proprio la manualità il fuoco centrale di questo vostro progetto, che ritorna dopo tanti anni di fermo. Sì, noi siamo contentissimi di aver portato questa idea di un ritorno al passato. Ci tenevamo molto e questi sono tutti oggetti che abbiamo fatto realizzare, alcuni abbiamo realizzato noi stesse. E questo connubio, diciamo, spero che ci porti bene, ci porti anche a delle novità future. Una collaborazione della mia amica. Come diceva prima, è un ritorno da parte mia dopo tanti anni fuori, è un inizio di una nuova vita per lei, spero che ci porti bene, cosa dire? Si tratta di capi assolutamente originali e oggi inaugurate questa mostra che viene ospitata all'interno di uno spazio che è anche molto importante sul territorio salentino e su Lecce. Sì, la Galleria Il Grifone, spazio Palmieri 30, è il luogo ideale, diciamo, dell'arte contemporanea a Lecce, e in questo la gallerista Monica Taveri è stata molto abile e ha voluto in questa collettività, diciamo, creare questa sinergia e darci l'opportunità di un reale showcase, di una sera, un evento di una sola serata che permettesse comunque di dare un nuovo inizio e di avere questa apertura, diciamo, su questo territorio. E per chi volesse comprare, acquistare i vostri capi, dove possiamo trovarvi? Per il momento abbiamo come riferimento la galleria, lo spazio Palmieri 30, e poi in futuro sicuramente speriamo di svilupparci in maniera diversa. Per il momento abbiamo come riferimento questa galleria. Francesca, noi ti abbiamo già incontrato, tu lavori sempre con le donne, quanto è importante la sinergia? Fondamentale, fondamentale. C'è un'empatia particolare con le donne, poi insomma abbiamo il gusto del bello, del raffinato, dell'estetica che ci contraddice. E poi con la mia amica, a parte che c'è una conoscenza ormai decennale, ma c'è un feeling particolare che ci ha portato a creare questi pezzi unici e secondo noi bellissimi. Poi tocca a voi decidere se è così oppure no. Che cosa vi augurate per questa attività? Ci auguriamo di poter danzare, meccanicamente oppure no, ma di poter danzare e liberarci nella creatività, perché l'estetica e il bello aiutano veramente a vivere meglio, fanno stare meglio, ci coccolano, insomma.